lanciato la battuta? Che siccome le problematiche sono svariegate, dei monumenti che per quanto riguarda la viceversa. E qui mi riferisco al dei vecchi che non è che li possiamo ammazzare tutti. I piccioni che abbiamo fatto un'indagine di market, che abbiamo fatto. Il 67% ha detto no! Perché no e no! È la maggioranza. Come giù? Che poi abbiamo fatto una giunta che abbiamo messo proprio l'ordine del coso di della problematica dei piccioni che vanno di corpo, che cosano i monumenti. Tanto vogliamo ricordare l'assessore Cangini è assessore a attività varie ed eventuali. Ecco, no, perché rientra la competenza dei piccioni, se non ricordo male. Il coso della piccionistica, questo discorso dei monumenti. Che allora... pensate, un piccolo comune come Roncofritto, anche lui ha il problema dei piccioni che cagano sui monumenti. No. Piccioni ne abbiamo uno strascino, ma monumenti non ce ne abbiamo neanche. Difatti, abbiamo telefonato alla ditta di. Pronto! Se. Si potevate di farci un preventivo di mandarsi giù un monumento. Qualsiasi, purché sia di uno famoso, non è che. Dopo gli mandiamo la partita IVA, però. Questi sono le cose. Insomma. Un monumento, noi un monumento ci vuole nella piazza, non è che. Di qualsiasi, pur sia, basta che sia un famoso, un Savoia. Ma che un Savoia? A cavallo, ma se c'è il cavallo. Però purché sia scagacciato, che così almeno il piccione capisce che arriva. Ma no, poveri Savoia, appena rientrano gli caghiamo subito. È per darci benvenuto! Vabbè, allora. Di farci benvenuto! Allora, c'è così. Benvenuti Savoia! Però lascia parlare perché sennò loro non seguono il filo. No, è solo, non di fretta, per favore, che l'assessore quanto. Ma non sono mica invorniti, capisco. Cos'è invornito? Vorrete quanto uno. Che poi a prenderli questi piccioni è fatica. Abbiamo messo uno che ci correva dietro, ma. Ma chi è che si mette a correre dietro al piccione? L'obiettore, che è uno della Bassa Italia, ma lento. Quanto dai dietro il piccione? Ci vuole il scatino che togli, il piccione parte e ci devi andare. Ma questo qui è lento come una cosa. Che per non darci fastidio quelli della Lega della piccionistica dei Coi, abbiamo fatto di fare un stormo in bilancio, di fare il corso di formazione ai piccioni. Che abbiamo preso un santone, uno tutto vestito di bianco, che si ciba solo di calovomo gusto cavaletta e beve il Gatorade aromatizzato l'acqua di Lourdes. Vabbè. Uno. No, un santone, diciamo. Parla gli uccellini. Piccioni! Ma questo è il sindaco che parla. Non fate la cacca che c'è il pannolino, che sennò vi tirano. Ha la pazienza infinita, un uomo che è davanti alla coppa. Sì, li segue proprio. Però. Ma dica qualcosa che la interrompono, poi ne fanno perdere il filo. Sono a me che rompe le scatole. Sei stufoso. Io e loro? Allora, lì è proprio, si vede, c'è la pazienza del chi? Del. Segui quanto parlo! Allora, ma chi? L'obiettore, il santone! Il santone! Pensavo il sindaco. Fai la confusione che dopo non riesco più a seguire, che ho la cremagliera dei nevroni che mi seguono. Lui lì sto qua. Fermi, che non finisce più, ragazzi! C'è Costanzo fra un'ora, forse. Se parli, se stai zitto, perché io lo. Allora, insomma, sto povero santone, c'ha la pazienza, il santone francescano, che lui si mette lì, coi piccioni. No, la cacca lì! E allora. Queste sono le problematiche dei due. Di fare di. Ma con questo cosa voglio dire? Oh! Non lo so, però c'ho ragione e i fatti mi cosano. Pallino Cangini, Paolo Cevo.